e mattonelle rotte. Questa è la situazione di degrado e sporcizia qui in Piazza Redi. Andiamo a sentire i cittadini e i commercianti cosa ne pensano di questa situazione. Cosa ne pensa di questa situazione un po' di disagio che c'è in Piazza Redi? Beh, io abito di questa parte un bel pezzo di tempo, un pochino che molte volte un po' così, no? Avrà bisogno di un po' di mettere a posto, no? Un po' far vedere soprattutto alle bambini che adesso inizia la primavera, penso che sarebbe un po' di avere un po' di miglioramento. Il degrado in questa piazza c'è, si vede. Io sono nata qui, ho 40 anni ed era una piazza bellissima, piena di ragazzi che giocavano. E adesso è negozi chiusi, gente poco raccomandabile. Io spero solo che il signor Ricci... Nel 2004 ci sono stati dei lavori di manutenzione, diciamo così, te li ricordi? Sì, ci sono stati, però il brutto è che secondo me anche molti negozi sono chiusi, quindi la zona è sempre meno frequentata, i ragazzi si spostano altrove. Un po' pericolosa. Molto pericolosa, molto. Infatti ho detto prima, abbiamo anche certi elementi ultimamente che non va fatto bene. Anche perché il quartiere, diciamo che è più che altro gente anziana, quindi è preso anche molto di mira da questa gente. Essendo gente anziana, da sola, ormai rimasta vedova, poco difendibile, è più facile. Io mio figlio in Piazza Redi dopo le 7 da solo non ce lo mando, anche se adolescente, anche se ha 14 anni. Quindi assolutamente dei lavori di riqualificazione della zona? Assolutamente sì. C'è un po' di casino, nel senso che anche i ragazzini arrivano pallonate ogni due minuti, ho anche paura che mi spaccano il vetro prima o poi, e non è tenuta bene perché si vede, però per il resto clientela robe varie, io sono soddisfatta. Tu vivi qui anche? No, Santa Maria delle Fabbricce. E alla sera incomincia a essere un po' pericoloso quando chiudi oppure è una situazione... Sono molto ansiosa, quindi sì. Quando chiudo alle 7:30, 8, che è tutto buio, sì. C'ho un po' per arrivare alla macchina, ce l'ho quella. Però non so se perché sono io ansiosa, perché qui non ho mai sentito che è caduto niente, però un pochino. E da quanto sei qua hai visto altri negozi chiudere? Questo qua di fianco, la Via Lattea, che era un alimentari e ha chiuso, quello sì. Mi hanno anche rubato, sono arrivata un pomeriggio che c'era la porta spalancata e la cassa completamente distrutta senza neanche un euro dentro. Di giorno? Sì. E quindi di giorno proprio pausa pranzo, perché io ho chiuso all'1, sono tornata alle 4:30 ed era tutto aperto. E quindi speriamo sì che qualcosina cambi. Avevano fatto una pavimentazione che faceva schifo anni fa, è durata pochissimo, no? Quella nel 2004? Beh, se non mi ricordo, questo tipo di pavimentazione qui era sempre tutto rotto. Poi non lo so cosa si può fare, adesso mi sembra a posto. Io parlo dello stato. Lei da quanto tempo vive qua? Ah, io sono nato a Pesaro, perciò. Quindi era presente 20 anni fa quando è stata fatta, no? È stata inaugurata. Era... Piazza? Sì, non mi ricordo esattamente perché io sono venuto dopo in via Filangieri. Però mi sembra abbastanza a posto. Adesso c'è spazio per i bambini. Cioè, no? I commercianti li vede, i negozi li vede faticare o. Qui faticano tutti. Certo. Vede che chiudono, ci sono un sacco di negozi che. Che la piazza adesso è spenta, non c'è più niente, la gente, anche chi ha intenzione di aprire un negozio lo apre, poco dopo chiude, è così. Da quanto tempo è che ha questo negozio qua? Ormai 48 anni che sono qua.
Quindi se la ricorda 20 anni fa com'era questa piazza, era diversa, no? Prima della crisi, prima dei centri commerciali. Sì, già era cambiato 20 anni fa. Io sono qui da 33 anni. La piazza è chiaro che negli anni qualche diciamo dissesto l'ha avuto, ma questo è dipeso un po' da tutto il sistema di negozi, di economia che si è sviluppato. Per cui la piazza ha subito per i negozianti un calo pauroso, però anche le istituzioni si hanno aiutato un pochettino male perché hanno fatto dei lavori ma non hanno poi sistemato i pavimenti. C'è stata una continuazione, no? del mantenimento della piazza. Poi io che sono un amante dei cani, che sono tanti anni che ho il cane, ce n'ho 2 e mezzo, e allora io praticamente sono d'accordo con gli articoli del giornale che i proprietari dei cani, che sono veramente poco educati, non hanno mai contribuito a tenere pulita la piazza. Però per me la piazza di Piazza Redi è una piazza che deve assolutamente riprendere in tutti i sensi. Cosa ne pensi della situazione da commerciante, insomma, qua a Piazza Redi? Da commerciante ti posso dire che la pecca di Piazza Redi, che è un po' vecchia, andrebbe svecchiata, un pochino rinnovata, perché sennò le potenzialità ce le ha. Un mesetto fa sono stati fatti dei lavori all'illuminazione, al porticato, ha portato delle differenze anche? Sì, no, è quello, bisognerebbe andare avanti su quella scia lì, sì, perché sennò è un po' troppo vecchia. E i clienti come si vivono questa cosa? Sono sempre quelli oppure sono andati un po' calando? La clientela è sempre è quella, sì, tendenzialmente chi abita in zona. Il comune sì. Dovrebbe... Sì, perché facciamo tutto noi. Sì, tendenzialmente facciamo... Cioè, cosa fate? Penso, come in ogni zona, per carità, di Pesaro, le luci di Natale siamo noi che ci interessiamo, facciamo. E... come posso dire, cioè, quali sono le iniziative che di solito come cittadini la parola, iniziative non viene fatto niente purtroppo da parte dei cittadini è difficile mettere d'accordo tutti, quindi ci vorrebbe un ente, il comune, il quartiere eccetera, che organizza e fa. Qui in Piazza Redi non viene fatto mai niente, in centro vengono fatte le cose, nelle zone periferiche purtroppo siamo un po' lasciati. Qui c'è di bello, il sindaco l'aveva notato quando comunque è venuto a fare una riunione qui, che ci sono i porticati che andrebbero sfruttati per fare delle iniziative anche magari in periodi non proprio estivi, però non è stato fatto niente. Diciamo che la piazza è un po' in degrado, ecco, un po'... c'è molto, c'è sporco, sporcizia, un po' abbandonata, ecco, secondo me, ma anche secondo altri. Quindi bisognerebbe fare qualcosa, ecco. Da quanto un po' di riqualificarla, ecco. Da quanto tempo è che lavori qui? Ah, ormai qui sono una decina d'anni, questo è un negozio di mio padre, quindi sono il figlio. E un po' di anni ormai è andata sempre piano piano peggiorando, sì. Quindi ci sono anche altri negozi che chiudono molto spesso? Sì, aprono, chiudono, cioè negozi quelli che da molto tempo che sono qui, ecco, ci sono, cercano di andare avanti, però ogni tanto si ne apre qualcuno, poi richiude, diciamo che un po' così. Un mese fa sono stati fatti dei lavori, mi sembra, sull'illuminazione, come... Come è andata? Certo, avevamo una illuminazione da Medioevo, non si vedeva, sì, invece adesso si vede molto, molto bene. E cosa bisognerebbe fare nel concreto per migliorare questa situazione? Ah, bella domanda, risponde mia moglie, fai rispondere. Bisognerebbe fare qualcosa anche come attività, abbiamo chiesto, no, di fare anche qualcosa, soprattutto d'estate. Però sembra che non che siamo gli unici a volerlo, perché non lo so, però qualcosa bisogna fare. Quindi servirebbe anche più collaborazione fra cittadini e commercianti. Certo, certo. Dai primi attimi che sono arrivato qua, quindi circa 14-15 anni fa, Piazza Redi ha avuto, cioè, chiamiamolo un degrado ma di abitudini. Quando sono arrivato qua c'era sta piazza, era viva, era alla sera trovava tanta gente, invece purtroppo adesso alle 8 di sera qua e più nessuno, non è viva, insomma, capito? Però non, io non saprei come si fa
come ci potrebbe fare per vivacizzarla questa qua, francamente. Non io so dire. Organizzare qualcosa con sì, i cittadini, ma... avere più collaborazione. Sì, ma forse ha capito, sono proprio gli abitanti che non sono più propensi a questo tipo di cose, capito? Quindi persone di una certa età. Come... Uh-huh. E quindi francamente... Io la vedo male, dico la sincera verità, io personalmente, però come le dico, ho detto quello che pensavo, mi hanno aggredito, ma come ci fa a dire che Piattarini è morta? Non lo dico più. Buongiorno Rossini, è la rassegna stampa di Rossini TV.